70 anni fa nasceva la CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. Già nel primo discorso del primo segretario generale Giulio Pastore, tenuto in quei giorni, e poi nelle linee guida per l'azione sindacale approvate dal primo Consiglio Generale ispirate dal professor Mario Romani, ritroviamo i quattro assi fondamentali che ancora oggi contraddistinguono questo sindacato: l'autonomia, l'associazionismo, la contrattazione e la formazione. Sono quattro assi che derivano da un'esigenza di concretezza. La CISL voleva e vuole essere vicina al bisogno reale del singolo lavoratore. Da qui deriva, primo tema, l'autonomia, che è un'autonomia dalla politica a partiticità, un'autonomia anche da un'appartenenza organica alla Chiesa Cattolica e quindi la confessionalità, pur essendo la dottrina sociale della Chiesa ancora oggi la linea guida di indirizzo del sindacato, e terzo, un'autonomia delle categorie nell'azione sindacale. Essere autonomi della legge vuol dire non accettare che sia la legge a dare il permesso all'azione sindacale e quindi il rifiuto dell'articolo 39 della Costituzione e quindi il secondo tema, l'associazione. La CISL sceglie da subito la strada di essere libera associazione, di fare aderire i singoli individui e non una collettività generica. Beh, ma rifiutare di operare per un mandato dall'alto vuol dire anche non poter accettare che la legge sia la sola, se non, e neanche la principale arma di difesa del lavoratore e di adempimento delle richieste del lavoratore. Da qui deriva il terzo tema, che è quello della contrattazione come strada principale dell'azione sindacale. Ma per fare contrattazione senza il paracadute della legge bisogna, come si dice, essere sul pezzo. Cioè contemporaneamente saper capire i bisogni dei lavoratori, ma avere anche i mezzi tecnici per poter contrattare con le imprese. E quindi il quarto tema, che è la centralità della formazione. È veramente un'originalità quella che contraddistingue la CISL, è quella stessa originalità che ha sempre interessato chi studia i temi del lavoro e delle relazioni industriali e che quindi ha sempre anche interessato e affascinato noi di Adapt.